Non perdere tempo a mettere tutti i tuoi soldi da parte. Molto meglio usarli per guadagnarne altri. Ad esempio, molti fanno una vita da pendolari per andare al lavoro. Pensa però a quanto sarebbe più conveniente trovare un appartamento vicino all'ufficio. Risparmieresti un sacco di tempo ogni giorno che potresti dedicare ad attività più produttive, come lo studio o un secondo lavoro. Una volta guadagnati un po' di soldi extra, devi cominciare a farli fruttare. Ad esempio, puoi pagare qualcun altro per i lavori domestici e concentrare i tuoi sforzi su progetti più importanti. Così sicuramente finirai per guadagnare di più in futuro. Cerca però di tenere da parte una somma che ti permetta di mantenere il tuo tenore di vita per qualche mese pur senza lavorare. La migliore soluzione in questo senso è il reddito passivo. Ad esempio, se possiedi un immobile, puoi incassare mensilmente l'affitto senza muovere un dito. Oppure puoi metterti a scrivere e ricevere i diritti d'autore. O ancora puoi ottenere reddito passivo investendo in immobili, azioni o titoli derivati. Le persone ricche non sprecano soldi in corsi di autostima, sanno piuttosto come far valere le loro esperienze personali e sanno che tutto quello che hanno ottenuto nella vita è stato grazie alla loro determinazione verso un obiettivo. Se una persona non è pronta a lavorare sodo, non c'è training motivazionale che tenga. Ecco perché questi corsi prendono di mira persone con basso reddito e lavori umili. Gli fanno credere di possedere una vera bacchetta magica che cambierà in meglio le loro vite. I contratti vanno sempre messi nero su bianco. Chi ha successo negli affari non si accontenta di una stretta di mano. Chi ha paura di impegnarsi con un contratto scritto difficilmente avrà successo. Può capitare che non si abbiano le conoscenze legali necessarie o che non si voglia apparire avidi o paranoici, ma ci si espone al rischio che la controparte possa cambiare i termini dell'accordo o che non si riesca a trovare una soluzione in caso di malintesi. Le persone benestanti sono parsimoniose. Anche quando si concedono qualche bene di lusso, lo fanno dopo aver ponderato attentamente la spesa. Nessuno diventa ricco spendendo soldi inutilmente. Per diventare ricchi bisogna saper gestire il denaro. Per non correre rischi, prova ad autotassarti, conservando una certa somma su un conto separato. È fin troppo semplice sperperare i propri risparmi per comprare qualsiasi cosa si voglia. Ma nel momento in cui inizierai a pagarci delle tasse, soldi che non riavrai indietro, ti passerà la voglia di spendere con facilità. Le persone ricche cominciano sempre lavorando su se stesse, migliorando le loro capacità e la qualità della loro vita. Dimostrano agli altri quanto valgono, offrendogli grande qualità in cambio di un ricco stipendio. Invece di concentrarti sul risparmio, chiediti come posso guadagnare di più. La gente ricca sa bene che c'è un limite a quanto si può risparmiare, mentre al guadagno non c'è limite. Le persone ricche raramente sprecano soldi per il loro look. Non mancano esempi di persone di successo, magari miliardari, che si tagliano i capelli da soli. Oppure colgono l'occasione di farsi dare una sistemata mentre visitano un paese più povero. Le persone ricche sanno quanto sia importante mangiare sano, preferendo una dieta semplice e salutare. Il cibo spazzatura è ricco di colesterolo e carboidrati ed è povero di vitamine e minerali. Mangiare male significa predisporsi a gravi problemi di salute e i ricchi sanno quanto sia conveniente prevenire piuttosto che curare. Chi ha una mentalità vincente non prende case in affitto, le compra. Affittando un appartamento in pratica ti sobbarchi il mutuo di qualcun altro. Certo, ci sono rischi, specie se c'è bisogno di ristrutturazioni, ma nel complesso il proprietario di un immobile guadagna soldi e risorse, mentre l'affittuario spende denaro per occupare uno spazio che non è suo. Non è un grande investimento. Naturalmente, comprare è un impegno gravoso, ma è un passo avanti verso la ricchezza futura. Le persone ricche non badano a spese per la propria salute. Sanno che vale la pena spendere il giusto per ricevere le migliori cure possibili e non cercano di risparmiare con sconti e offerte. I ricchi, poi, stanno sempre molto attenti alle scadenze. Perché pagare un supplemento quando lo si può evitare? Tutti i loro pagamenti sono automatizzati per essere sicuri di non dimenticarne nessuno ed evitare le penali. Le persone ricche non dormono mai troppo, hanno troppe cose da fare e il tempo è denaro. Secondo uno studio, il 44% dei ricchi si alza 3 ore prima di cominciare a lavorare, mentre solo il 3% dei poveri fa lo stesso.
I ricchi non comprano soltanto, investono. Ad esempio, quando comprano utensili costosi, non lo fanno per vanità, ma perché maggiore è la qualità, più lunga sarà la durata. Perciò, comprando una volta un oggetto costoso, in realtà risparmiano. Non è il costo dell'oggetto che importa, ma il suo valore nel tempo. Non perdere tempo a paragonare la tua vita a quella degli altri. I social, purtroppo, non aiutano e ci fanno sentire spesso soli, infelici e fuori posto. Tutto questo non fa che bloccarci dallo spiccare il volo. I ricchi non si paragonano ad altre persone, ma solo ai se stessi del passato. È un ottimo modo per sentirsi orgogliosi di sé. La regola numero uno delle persone di successo è valorizzare il denaro. Anche nel comprare una villa da favola bisogna negoziare attentamente il prezzo. Molte persone ricche, però, preferiscono vivere in normalissimi appartamenti, oppure investono in terreni e immobili che costano poco e cominciano a trarne profitto una volta che il valore aumenta. Quasi l'80% delle persone ricche fa esercizio fisico almeno 4 volte a settimana. Un'attività importantissima quando si lavora tutto il tempo in ufficio, non solo per tenersi in forma, ma anche per mantenersi energici e di buon umore. Si dorme meglio e si diventa più produttivi. Quando si cerca lavoro, molti di noi tendono a concentrarsi solo sullo stipendio. Invece bisogna capire quali nuove opportunità e conoscenze ci potrà dare un nuovo posto di lavoro. A volte è meglio accettare un salario più basso da una compagnia di successo. In questo modo avrai tutte le possibilità di fare carriera e guadagnare di più nel giro di qualche tempo. Più del 60% delle persone ricche ascolta audiolibri o podcast mentre si reca al lavoro o nel tempo libero. L'idea è di mantenere sempre attivo il cervello, nutrendolo di informazioni o ispirazioni interessanti. Le persone ricche sanno che non c'è bisogno di spendere migliaia di euro per un vestito, se lo si può avere della stessa qualità a un prezzo 10 volte più basso. E questo vale per tutte le spese. Semplicemente non inseguono le mode, non comprano qualcosa solo perché va di moda, non si tratta di un buon investimento. Ma ancora più importante, i ricchi non hanno bisogno di dimostrare nulla a nessuno. Non è detto che si debba sempre essere modesti. Spesso si pensa che vantarsi dei propri successi e delle proprie abilità sia qualcosa di cattivo gusto. Negli affari, però, se si vuole avere successo, molte volte è assolutamente necessario sapersi vendere. Non bisogna mai smettere di imparare. Chi vuole ottenere qualcosa dalla vita deve accumulare conoscenze ed esperienze, quante più possibile. Ogni nuova informazione può fare la differenza tra la povertà e un'autentica fortuna. Le persone ricche sanno che bisogna sempre stabilire un budget e non spendere più del dovuto. Stanno attente all'uso delle carte di credito e non accumulano mai debiti. Tra l'altro, solo l'8% dei ricchi possiede più di una carta di credito, mentre il 77% delle persone con reddito medio-basso ne possiede diverse. Peccato che spesso più carte si hanno, più soldi si spendono, col rischio di perdere di vista, e dal conto, i propri risparmi.